60 anni di Atletica Saronno, ripercorsi attraverso le storie, gli aneddoti, i risultati di tanti protagonisti, atleti, tecnici, dirigenti. E oggi siamo con, mi si passi il termine, un vecchio atleta, Luigi Castiglioni da Venegono, E danno l'ora. Non Davedano, perdono, abbiamo già subito preso c'è problema. il primo errore. Vecchio atleta perché stiamo parlando degli inizi di quando Francesco Ceriani mise in piedi questo piccolo sogno di costruire una squadra di atletica a Saronno, era il 1954 e da lì si sviluppa una storia che appunto è quella che stiamo raccontando in queste interviste. Cominciamo la presentazione. Allora, Luigi Castiglioni da Vedano, nato nel 1900 39. 39. Iniziata l'atletica quando? Ma io l'atletica in quanto tale l'ho iniziata quando ho incontrato questi amici di Saronno sul treno, i quali mi hanno così in un certo senso cooptato e mi hanno fatto venire a Saronno ad allenarmi, Era il così a guadagnare. Era il 1900. 1956, 55, 56, perché io li incontravo tutti sul treno e così mi parlavano di questa atletica che era nata da poco. Io contemporaneamente avevo vinto i campionati regionali di corsa campestre a Milano e quindi ero conosciuto da loro e ho così partecipato con gran piacere a questa iniziativa di attività atletica, ma io ero molto lontano, non c'erano le strutture a Vedanolone, venire ogni volta a Saronno diventava molto problematico e complesso, per cui io non ho potuto allenarmi così al campo di atletica, ma così correvo nelle campagne di Vedano come un disperato e quello era il mio allenamento. Allenamento. Basta. Quindi stiamo parlando del 1956. Sì, 55-57, Primo approccio alla sicuramente. corsa Primo campestre. approccio alla corsa campestre e E dopo quando cominciamo con gli No, dopo ostacoli? no, gli ostacoli sono venuti dopo perché prima c'è stato il disco come passione mia, anche perché avevo conosciuto Adolfo Consolini che era venuto lì alla scuola, lui era un rappresentante della Pirelli e la scuola aveva rifatto il pavimento della palestra e il tecnico della Pirelli era proprio Adolfo Consolini. E così l'ho mitizzato un po', no? L'ho seguito sempre, mi piaceva il disco e tant'è che lanciavo il disco, in me molto, molto, molto poco lontano, no? Ecco. Però insomma mi era servito lanciare il disco e tutte le altre discipline, perché ho avuto anche un periodo in cui ho fatto il decathlon, ecco, anche il decathlon è stato un'altra esperienza, non eccellevo in tante gare, però Beh, insomma. qui sorge una domanda spontanea, quanto di salto con l'asta? No, il salto con l'asta è un dramma, il salto con l'asta è un dramma, no? Una volta io non. Allora c'è da dire una cosa, che c'era l'asta di metallo, per cui non c'era questa spinta che danno le nuove aste, no? Ma era, voglio dire, a fronte di un salto in alto che era 1,80, tanto per dire, no? E c'era un salto con l'asta di 2,40, Ecco, 2,50, ok, ci no? siamo. Quella era la tomba, Bene, era la tomba della mia attività. arriviamo però a fare gli ostacoli. Arriviamo a fare gli ostacoli, Quando? ma io non lo so neanche perché non avevo forse neanche una grande velocità di base, no? Mi sono trovato così a giocare un po' con gli ostacoli, a saltarli così in una maniera primordiale e poi seguendo i suggerimenti
degli allenatori, no? Degli allenatori, allora era il signor Cesari, no? E poi c'è stato Moretti che mi ha affinato un po', ma è stato un gioco così, ho cominciato a gareggiare e ho fatto gli ostacoli, non so neanche io perché, non è stata una scelta. Ma come dicevamo un poc'anzi, allora, miglior tempo in assoluto sui 400 ostacoli, 52? E 52, e ho fatto un 52-2 una volta, ma 52 in gara, 52-4. Ecco, 52. Stiamo parlando 4, del 1961. Ora, come si diceva poc'anzi, era un tempo da nazionale. Era un tempo da nazionale, sì, perché allora eccelleva soprattutto Salvatore Morale, che aveva vinto nel 62, lui era campione italiano, aveva vinto nel 62 gli europei a Belgrado facendo 49-2 e aveva uguagliato il record mondiale di Glenn Davis, no? Quindi un personaggio di grande levatura atletica, oltre che un uomo interessante, un bel ragazzo, arioso, spiritoso, proprio un ragazzo che invidiavamo, ecco. E poi c'eravamo io e Frinolli che ci contendavamo il secondo posto in nazionale in quegli anni, no? Io avevo vinto a Belluno l'Italia-Spagna, Frinolli secondo, e lui poi mi batté a Brescia in una gara lì allo stadio, non ricordo più come si chiamava, e poi io l'avevo ribattuto ai campionati italiani perché aveva vinto Morale, io secondo, terzo mi sembra Catola, quarto Frinolli. Ecco. E poi io però non poi ho dovuto smettere perché io ho cominciato a lavorare. Nel 62, 61-62 Fiamme Oro. Fiamme Oro. 62-62 Fiamme Oro, e il mondo è cambiato. Il mondo era tutto un altro mondo, era tutto un altro mondo. Allenamenti, sì, allenamenti intensi. Sì, alle Fiamme Oro era meno assillante l'allenamento, era lasciato un po' alla nostra discrezione, no? Mentre quando si andava in questi raduni collegiali o in nazionale, ecco che bisognava fare due allenamenti al giorno. Per me ero sconvolto, non ero abituato. Io mi ricordo, no, che l'allenatore della Gallaratese allora, che era un allenatore formidabile, Bresciani, era un personaggio illustre dell'atletica, mi diceva: io Castiglioni ti eleggo campione mondiale dei non allenati. Beh, insomma, un titolo di merito. Mi diceva così, no, questo buon uomo, no? E infatti qui così, no, mi ricordo che facevo anche ridere, cioè, sono sempre stato un po'... È una delle recriminazioni maggiori che io mi faccio, no? Dire: ma io avrei dovuto applicarmi molto di più, avrei dovuto avere la grinta che ho avuto poi nel lavoro, avere poi quella grinta che ho ancora oggi a 75 anni, ecco. E invece ero un lazzarone, tant'è che... Essere arrivati con questo tipo di storia di allenamenti a fare quei 52 secondi sui 400 ostacoli testimonia che probabilmente c'erano dei limiti interessanti che si sarebbe potuto andare a toccare. Infatti così una volta, perché io praticamente ho cominciato l'anno successivo alle Olimpiadi di Roma, no? Nel 61, e poi avendo vinto queste gare, eccetera, ero stato dichiarato, allora si faceva così, PO, probabile olimpico, ma io poi ho smesso prima, no? Nel 62 ho fatto poi, quando ho finito il mio periodo militare nel settembre del 62, sono venuto ancora a lavorare presso il comune di Saronno e
sei mesi dopo io me ne sono andato e ho aperto il mio studio, no? Si fa per dire studio, che era un locale dove c'era un telegrafo, una scrivania e niente più. E poi c'è stata fortunatamente un'evoluzione e vabbè, insomma, si sono fatte alcune cose buone anche nell'attività professionale. Però voglio dire, questo è stato questo sistema di allenamento mi uccideva, forse io non ero portato ad essere così, improvvisavo molto, devo dire la verità, no? Improvvisavo molto. Per essere una specialità che richiede un automatismo abbastanza preciso sugli ostacoli, improvvisare non è male. L'automatismo è un po' troppo, io gareggiavo così. Mi ricordo che quando qui a Saronno, no, bisognava fare degli allenamenti con prove ripetute. Io mi stancavo, io cosa devo dire, mi stancavo, non è che non volessi farle. Allora, cos'è che facevo? Dovevo farle con come si faceva nella pista al Vigorelli, no? dietro una moto, no? E infatti c'era qualcuno che aveva adesso non mi ricordo più, quelle biciclette che cosa, no? E giravo io dietro, correvo dietro, tanto per dire chi. Insomma, era renitente agli allenamenti. Ero primordiale, ero così. Bene. Allora, se nel 61-62 siamo andati alle Fiamme Oro, vuol dire che a Saronno siamo stati nel 56, 57, 58, 59, 60. E poi nel 62, quando abbiamo fatto la gara più bella che io ritengo... A Livorno c'è stata la gara più bella, la gara della passione, dell'amicizia, dello spirito corale, dell'intelligenza la mitica staffetta 4x400. Esattamente. Ciao. Il professor Moretti. No? Un racconto di questa cosa. Il professor Moretti, che era un estroso, era un esteta, un estroso, una persona viva, no? ti dava della forza, no? Ti sollecitava con delle frasi così pungenti e noi lo seguivamo, no? E allora c'era Morale nella Libertas Magrini di Bergamo, Morale che aveva appena fatto fresco di record mondiale, aveva vinto i campionati europei, come dicevo prima, no? Ecco. Quindi, e poi lui era stato così iscritto a questa società e noi dovevamo combattere con lui, no? Ora combattere con lui era sicuramente il più forte di tutti. Allora Moretti escogitò una strategia. Originariamente la staffetta doveva essere Campi, Balossi, Migliorini e io dovevo fare l'ultima frazione, perché di solito l'ultimo che fa la frazione è quello che dovrebbe essere il più forte, dovrebbe. E invece Moretti dice, noi non facciamo finta di niente, diamo questa squadra, poi tu al pronti, anziché Campi, ti metti tu, parti tu, fai la prima frazione. E infatti giù, facciamo tutti esterefati, lì così pronti, via, io tiro fuori la tuta, mi metto lì, ma loro non hanno più potuto parare il colpo perché Morale era in giro per la roba. E allora ho corso e ho preso un certo vantaggio sul secondo, 25 metri circa, no? Non ricordo più, comunque un bel vantaggio. Poi corre Balossi, poi corre Migliorini e mantengono questo vantaggio sulla cosa. Poi entra in scena Morale, no? Con Campi. Il quale Morale ha fatto una gara, ecco, dopo quella gara lì così non ne ha più fatte, però, perché lì così è davvero ha dato l'anima, no? Ha dato l'anima, ha preso così, ha guadagnato su Campi un 25 metri, ma Campi è arrivato prima di lui di tre passi, ecco. Morale quella gara purtroppo l'ha troncato, ecco, l'ha troncato. Lui poi
quando ha fatto le Olimpiadi nel 63 non ha fatto niente, perché questo era stato uno sforzo che gli erano venuti fuori persino gli occhi, no? Conoscendo Salvatore, perché era anche lui un generoso, era un grande personaggio in atletica, ma un grande uomo, no? Io poi l'ho perso di vista, non ci siamo più visti, però è una persona che io stimo molto, no? Con Berruti, con lui e altri, Frinolli, no? grandi atleti, tanto per circoscrivere il campo nell'ambito degli ostacoli, delle persone con i quali io mi incontravo più frequentemente. Bene. Dimentichiamoci per un attimo la parte sportiva, che è stata molto intensa, e concentriamoci su quella cosa che ho sentito più volte mentre parlavamo adesso, che ho sentito prima. Voi non eravate compagni di squadra, voi eravate amici. Eravamo quasi fratelli. Cosa vuol dire questo? Proviamo a farlo diventare un concetto. Vuol dire che mi sto emozionando ancora per l'amore che abbiamo reciproco, che ci siamo dati, no? Perché per noi eravamo una cosa sola, no? Eravamo una staffetta, no? Una cosa sola, proprio in tutto, proprio non c'era, non so come esprimermi, ma voglio dire, c'era una simbiosi con tutti loro, c'era una simbiosi che è indescrivibile, che io non ho provato anche con altri amici, eccetera, no? Ma quello era, ci univa un interesse a queste cose, se vogliamo, effimere, che non avevano, non erano sostanziate da niente di carattere economico, no? Ma da questo desiderio di liberarci, di correre contro il vento, di correre contro, così, per il piacere di correre, no? Anche se poi ovviamente la fatica la sentivamo anche noi, anche se poi avevamo dei momenti in cui si vinceva, dei momenti in cui si perdeva, eccetera, ma eravamo proprio, devo dire, talmente uniti che a distanza di 50 anni questa amicizia non si è scalfita ancora. Questo io mi commuovo a pensare. E quindi 19 di ottobre, giorno in cui festeggeremo fisicamente questo 60esimo. Il giorno in cui io compirò i 75 anni. Ah, pure! Quindi quel giorno sarà una grande festa, perché come al solito il gruppo di quegli atleti che hanno calcato le piste negli anni 50 è sempre compatto e presente. Quello è sempre. Noi saremmo stati battuti, siamo stati battuti nel senso che andando avanti è giusto che altri atleti facciano e abbiano fatto dei tempi migliori dei nostri, ma questo non vuol dire assolutamente niente. Noi in quei giorni eravamo atleti che si divertivano a fare l'atletica, no? E si divertivano proprio, era una sorta di liberazione, perché avevamo tanta energia da dare e la davamo così, correndo. Sono cose molto, molto belle. Molto belle. Mi si consenta di sfruttare la memoria, un ricordo di Francesco Ceriani. Francesco Ceriani lo ricordo da sindaco, lo ricordo da atleta e lo ricordo da personaggio consigliere durante le gare che ci dava dei consigli, era, diciamo così, un padre putativo, ecco, diciamo così, sempre disponibile. Io come sono venuto a lavorare al comune di Saronno proprio perché lui era sindaco, no? E mi fece la proposta di, non ero assunto, ero soltanto, non so neanche come, lavoravo per il comune di Saronno, no? Ecco, e grazie a lui, ma non è che
quando io mi sono diplomato nel 58, mi sono diplomato geometra, no? E ho ricevuto fortunatamente a giugno, no? E dico fortunatamente, e ho ricevuto tre proposte di lavoro, pensate, oggi invece bisogna battere a 33 porte prima che se ne apra una, esatto. No? Ecco, avevo ricevuto tre proposte, la Dalmine, la Techint e la SNAM. La SNAM era intenzionata, mi chiedeva di lavorare perché avevo questo primo trascorso di atletica, no? Per cui volevano ingaggiarmi solo per quello, ma per me era molto complesso andare a Milano, eccetera, già difficilissimo venire a Saronno, parliamo poi di Milano. La Techint andai a parlare, ma non evidentemente ero così, non ero di buone maniere, mi presentavo forse in maniera non appropriata e mi ricordo che non mi assunsero, però uscendo mi ero detto a questa persona che mi aveva fatto fare questo colloquio: caro amico, tu non mi hai preso, ma ricordati, hai fatto un grande errore, tu hai perso uno che aveva voglia, che ha voglia di lavorare, no? Anche perché si parlava addirittura di andare a lavorare all'estero, no? A me piaceva fare il topografo allora, no? E poi invece la terza invece la Dalmine non l'avevo neanche presa in considerazione, perché dovendo andare a Bergamo, e invece voglio dire, avevo accettato l'invito di venire a Saronno e gli ero venuto con piacere, avevo lavorato, e il sindaco Ceriani lo vedevo allora sindaco, era un sindaco molto attivo che dalle problematiche probabilmente non complesse come oggi, ma era un sindaco che si imponeva, ma per il garbo, per la disponibilità che aveva, io l'ho sempre visto sotto questo profilo, no? Professionalmente ho visto tanti lavori suoi che pregevoli, no? Che poi ha trasfuso i suoi figlioli che sono diventati tutti dell'arte, no? e qui al campo sportivo quando ci dava dei consigli, fai così, fai cos'ha, eccetera, lui che aveva una maggior dimestichezza rispetto a noi che eravamo neofiti, ecco. Quindi. E sfrutto sempre la memoria per un ricordo del professor Moretti, perché fra l'altro, così lo diamo come informazione, l'altro giorno, siccome io sto spulciando nelle carte antiche di secoli, ho trovato il contratto del professor Moretti, che nel 1962 percepiva, penso si possa dire, le tasse non sono un problema, 40.000 lire al mese per fare il tecnico. Sì. Allora devo dire questo. Io voglio tornare indietro ancora un momentino. Il primo allenatore nostro, grande allenatore, è stato il professor Cesari, no? Il quale era un uomo, un burbero buono, diciamo così, un solitario, un personaggio che non era stato valorizzato e che aveva avuto probabilmente tante avversità nel campo nazionale, perché lui è stato anche allenatore della nazionale, no? E mi ricordo che quando noi andavamo a gareggiare a Milano, per esempio, tutti gli allenatori erano sul pulvinare, erano all'arrivo, per esempio, però lui invece da solo era dalla parte opposta ai 250 metri, no? Dalla parte opposta del rettilineo, no? E noi andavamo lì così, lui si isolava da tutti, no? Ed era pronto con una parola, con un gesto, ci dava grandi consigli. Ma mi ricordo soprattutto quando facevamo delle gare, no? Ed eravamo magari, si faceva batterie, semifinali e finali, no? Oppure quando si faceva il decathlon, no? Ed eravamo stanchi, ed eravamo magari allenati così sommariamente, e lui ci rinfrancava e ci faceva respirare i sali di una volta, i sali dell'Ottocento che facevano, ecco, lui aveva un bottiglino, mi ricordo ancora, viola, no? E mi faceva tirare i sali,
era come darmi una scossa, no? mi ridava vitalità. Ecco, quindi ricordo questo buon uomo, no? Perché era pacioso, un bello ampio, no? un bell'uomo ampio, no? Ecco. E quando facevo i gesti per farci vedere, così era anche magari un po' goffo, però voglio dire, lui è stato il primo allenatore che abbiamo avuto, e anche i miei amici hanno avuto. Poi è arrivato il terremoto del professor Moretti, no? E un illustre personaggio che arrivava da Como, dove aveva allenato la Comense, facendo dei risultati notevoli, soprattutto con la velocità, no? Che aveva Biondi, Fattorini e poi gli altri atleti, non mi ricordo, avevano fatto anche dei record, no? Ed era venuto qui così da noi ed era un istrionico questo personaggio, no? Il suo modo di porsi con un cappello ampio da personaggio illustre e con queste sue affermazioni lapidarie, no? devi fare, attenti al manico della trippa. Il manico della trippa era per i giovani di allora, era qualcosa che non si doveva toccare, era un tabù perché... Cos'era il manico della trippa? Il manico della trippa era un organo, organo maschile, no? Che, okay, organo maschile, no? E allora la benedizione era quella, continua, raccomando, non sembrerebbe che adesso invece questa posizione non sia condivisa, allora era. Ok, abbiamo scoperto cos'è il manico della trippa. Il manico della trippa, no? Ecco. Ma al di là del manico della trippa, questo uomo era, voglio dire, un signore, un brillante, uno vivace, uno che ti teneva allegro, uno che ti dava gioia, no? Perché aveva sempre una bella parola da dirti, e almeno con me è sempre stato così. Ecco. Quindi io non ho che un ricordo bellissimo di questi due personaggi che hanno inciso, non profondissimamente, ma voglio dire mi hanno dato del carattere, ecco, se vogliamo, mi hanno formato. Quindi io li ringrazio e li tengo sempre in grande considerazione nel mio cuore. Noi ringraziamo Luigi Castiglioni, è stato prezioso, ci ha aperto un pezzettino ancora di storia antica di questa società, e l'appuntamento è per il 19 di ottobre. Grazie Castiglioni. Grazie.